Shakalaka boom a tutti! Salve per il terzo episodio di Lucius. Iniziamo subito. Oddio, due palle. Palla più palla! Una chiave inglese. Vabbè, iniziamo come se eravamo rimasti con l'episodio 2 che abbiamo ucciso quei due ubriaconi figli della merda. Adesso procederemo con gli altri due. Usciamo dalla nostra stanza e ci dirigiamo. Clean up, bring her food. Ma vai a fare in culo. Fottiti, ma perché? No, nessuno vuole il mio aiuto, figli di puttana ebrei. Andiamo di qua, saliamo le scale. Un chiattone obeso di merda, ciccione, rotto nel culo. Are you all right, son? No. Sinistra. La nostra vittima. E c'era un glub. What are you doing here? I'm busy. I don't have time for you right now. Zoccola. Allora, ama mangiare molto e quindi lo uccideremo con questo mettendogli qualcosa nel mangiare. Presumibilmente il Cristo Redentore. Andare qua. Andiamo di qua. Un figlio. Hello, my boy. Un sorcio, una statua senza un braccio. Ste porte si aprono a cazzi loro. Eccolo, Alistair. Agnes told me to get rid of these bloody rats before Thanksgiving. I'd like to see her getting up off her fat ass and try it. Bene, adesso dobbiamo risalire per andare a dormire e svegliarci quando tutti saranno nei loro lettini a riposare. Allora, da dove eravamo? Minuti da qua. Ricordiamoci. Hello, la strada. C'ha la puttana, ma no. Ecco. Dove siamo venuti? No, che sa, mignotta. Tu hai sempre fame, chiattona. Ciao, Vacu. I saw a crow outside today. I don't think I've ever seen one here before. Hey, I'm working here. This is not for children. Ma mi perdo di nuovo, no? Quasi scende. La camera di mami e papi. Mami e papi. Andiamo, signori. Cazzo, esce mia madre. Signori, ci dobbiamo nascondere. Cribbiolina. Chissà quando uscire. Minchia, boh. Fa tutto buio. Devo dire che mi sto cagando un po' addosso. Proviamo a uscire.
Cazzo, è chiusa. Signori, l'abbiamo preso un po' nelle pacche. Se ci vede nostra madre, sono cazzi amari. Chiusa pure questa. Chiusa anche questa. Chiusa anche questa. Tutte chiuse. Per dove dovremmo scendere, scusate? Chiuse, signori. Questo non riesco a spiegarmi. Ho capito che it's locked. Ma io per dove Cristo dovrei scendere? Rivediamo la mappa, noi non sappiamo dove ci troviamo. Ah, qui. Qui. Ah, ma certo che è chiusa. Abbiamo sbagliato porta. Che imbecilli. Che sa? Che sa? Certo che un po' di cacchetta sotto me la sto facendo. Signori, guardate chi c'è. Lo faremo così. What the? Someone there. Perfetto. Vado, mi sto cagando addosso, mi sto cagando addosso. Ok. Ce l'abbiamo fatta, signori. Che Dio ci benedica quel porco di Giuda. Mamma mia. Questo è... È il momento di metterci il veleno. No, ricordate, signori, dove si trovava? Qui? Mi sono perso di nuovo. Ah, no, no, ho capito, mi ricordo. Di nuovo il chiattone obeso. No, ti ho detto di no, figlio di un obeso figlio di puttana. Controlliamo che nessuno ci osserva. Dammi. Where the hell is Jovita? I'm hungry. Ah, sì. Allora, abbiamo sbagliato di nuovo perché siamo degli imbecilli rincoglioniti. Questo chiattone. In the lobby.
Allora, dobbiamo dirigerci alla cucina. Levatevi dalle palle. Ma perché sto facendo sto giro? Satana mi ha condizionato anche a me, io lo sapevo. Prima a 4 ore per capire che porta questa qua era. Quello il capì, mannaggia. Mettiamo che nessuno ci veda. Allora prendete l'inventario, selezionate Rat Poison e interagite, signori. E gustiamoci la morte della puttanone obesa. Guardate che mani da orco proprio. Da orco e da porco. Ah, ah! Ah. Ciao. Ah. Sta chiattona. Signori, ce l'abbiamo fatta. Sì, abbiamo acquistato Mind Control, controllo della mente. Okay. This is a clear case of poisoning, and I need to interview everyone in the house again. Caso di avvelenamento, Maro, questo è un genio, signori. I think it was Jovita. Genio. I can't imagine she would be capable of something like this. Oh my God! Why is this happening? Perché sei una vacca. E alle vacche questo succede. Would you consider vacating the house for a couple weeks until things calm down? We can't possibly do that, Mr. McGuffin. This is our home. We want to set things right. The autopsy showed that she was poisoned. After questioning everyone in the house, it seemed nearly all of them had some reason to dislike her. Jovita, the Latina maid, was the one who brought food to her. Jovita, Jovita, this wasn't enough to press charges. I had no evidence. Jovita, Jovita, the Latina maid. Christmas was just around the corner, and I got an invite from Mr. Wagner to join them. Okay, sto delirando. I had my doubts about sharing a table with a possible murderer, but I had to know more. But before I had any chance to snoop around something else, gente morta. No witnesses, no evidence. Something that can happen only on some very specific circumstances. Right weather, right spot, and the right time. McGuffin. Ci è venuto a trovare di nuovo il giugerellone dell'inferno. Questo lo stesso pigiama. Ma io lo dico a Lucifero, cambiaglielo tu il pigiama. Mettici uno con le teste mozzate, con le corna, visto che ne sei pieno. Ma cambiagli il pigiama, addio. Non volevo offendere. Voglio la torcia. Eccolo lì. Ma da quanto è brutto. Figlio di merda. Hello, hold here. Let's unlock this ability together. Now, follow my instructions. Selezioniamo controllo della mente con 3. Very good. Chi è? Premiamo mouse 1. That's my boy. Ti va a fuoco il culo. Allora, calmi. Wow. To continue your journey, Lucius, with your new skills, you should avoid detection and reap more souls for me. Ti prego, cambia pigiama. Ti imploro, in nome di chi vuoi tu, ti imploro.
Cioè, questo un anno non si è cambiato il pigiama. La vigilia di Natale. Siamo tutti più buoni. Tranne io. Va bene, signore, penso che con questo video abbiamo finito. Ci rivedremo nell'episodio numero 4, dove vedremo l'uccisione del maggiordomo Alastair. I'm not sure how you expect to win another. Intanto vediamo questi che dico. Io intanto mi riposo là. Alastair. Eccolo qui, Alastair. On your way, could you sembra tanto quello della famiglia Adams. Certainly, sir. Certainly, sir. Cioè, dove muccio? No, il negro perché. Cioè, prima lui. Non è giusto questo. Che bella canzoncina. Però quanto sei brutto. Fai un sorriso per tuo padre, per qualcuno. Va bene, ragazzi, questo video termina qui. Mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi, fate quello che volete, cagate nella mia bacheca di YouTube, basta che fate qualcosa. Ci vediamo al prossimo episodio. Al prossimo video. Shakalaka boom!